Mauro, ci sei? Mauro, eccolo qua. Mauro, benvenuto. Ciao. Eccolo. Non mi avevi consentito l'audio. Eccolo qua. Allora, pazienza. Allora, bisogna partire velocemente. Sì, perché i tempi sono veramente... Allora, il grande Mauro Miceli è uno dei più grandi biochimici esperti di nutraceutica, fitoterapia che abbia mai conosciuto. Vi assicuro che lui è biochimica in poesia. E quindi vi vado velocemente a dire che farà una lezione veramente magistrale su quello che è l'impatto del sistema immunitario da un punto di vista nutraceutico, nutrizionale, e quindi una grande opportunità di andare a fondo su questi meccanismi. Grazie di cuore. Se vuoi condividere la tua... Sì, mi senti bene? Sì, ti sentiamo benissimo. Perfetto. Condivido un subito. Un po' basso il volume, però. Un po' basso il volume? Sì. Vai, ma tu intanto condividi la tua presentazione. Sì. Eccoci, ci siamo? Ok, sei un po' avanti, adesso vai alla prima. Sì, ecco. Ok. Perfetto. Bene, parto subito perché purtroppo c'è sempre un minimo di delay nel temporale. Spero che tutti i colleghi o gli amici discenti che stanno ascoltandoci oggi mi possano ascoltare fino in fondo, perché anche io volevo aggiungere delle cose che Massimo, a rafforzare il concetto che Massimo ha detto su certe situazioni, e lo dirò appunto nel finale, ecco perché vi istigo a aspettarmi fino in fondo. E quello che ha detto anche Giorgio. Parliamo subito di questo argomento importante. Molte cose sono comuni a ciò che ha detto Massimo, peraltro, e mi ha anche facilitato in questo senso, perché d'altra parte la pasta è la stessa, nel senso, anch'io ho fatto parte della scuola di Massimo Spattini come docente, siamo tutti un giro insieme a Giorgio, insomma, ormai da anni parliamo un linguaggio comune, armonico, pur con le nostre specifiche competenze. Ossigeno, carenza d'ossigeno, vitamine, minerali e sistema immunitario. Anch'io ho dovuto nel tempo riapprofondire il discorso immunitario, e tant'è vero che anch'io mi permetto di fare subito, poi lo farò, una specie di pubblicità, ma nel senso, allora, che cos'è il sistema immunitario? Complesso sistema di difese di un organismo contro le forze aggressive, esterne, distruttive, che possono essere batteri, virus, miceti, parassiti, ma anche dall'interno, ovvero cellule, per esempio, tumorali, ovviamente, o ovviamente in questo caso autoanticorpi, che si possono sviluppare in variate situazioni. Possono essere cellule circolanti del sistema immunitario, possono essere aggregazioni, quindi diciamo delle strutture vere e poi definite, quindi diciamo strutture organiche come linfonodi, o cellule anche isolate presenti in tutti i tessuti, come pure ovviamente a livello cellulare. Vedete che l'immunità, facendo un richiamo, è divisa in innata e acquisita. L'innata è la barriera, il primo step, diciamo, che si contrappone all'invasione, e che è basato su barriere fisiche e chimiche, fatto da fagociti proprio a livello cellulare, che sono fondamentalmente costituiti dai neutrofili, famosi globuli bianchi, la linea bianca, diciamo, prodotta dal midollo rosso emopoietico, in questo caso i neutrofili, e i macrofagi, che altro non sono che i monociti circolanti nell'evoluzione della loro funzione tissutale. Processo infiammatorio che segue all'invasione, e come ha detto Massimo, è giusto che ci sia, in quel caso un'infiammazione che deve essere controllata, risolutiva, dopo aver avuto, diciamo, un impatto contro l'invasore. Ma abbiamo anche un'immunità acquisita, che è basata invece su uno specifico a un particolare antigene, ovviamente, che viene presentato da questi invasori, e potenziata con esposizioni ripetute. E vedete le cellule che fanno parte un po' di questo. Per esempio, messe in rosso quelle dell'acquisita, le cellule B e T, che sono linfocitarie, mentre invece poi la linea invece innata, quella di primo acchito, si avvale proprio delle cellule natural killer, dei monociti macrofagi, quindi sono la distinzione tra circolante e tessutale come azione, ma poi tutta la linea, ovviamente, quella si dice la formula leucocitaria, globuli bianchi, che tipicamente fa vedere che è questa poi. Si vede, va a leggere neutrofili, linfociti, appunto, sono questi, poi c'è eosinofili, basofili, monociti, esatto, o
che poi diventano appunto macrofagi a livello tissutale. E vedete in questa slide, faccio vedere un po' in maniera sintetica proprio, che naturalmente, quelle che sono poi le funzioni specifiche, la barriere fisica, per esempio, la risposta innata, barriere fisiche, quindi pelle, mucose, fagocitari importanti, pensiamo a quella intestinale, ma anche a quella cutanea, il ruolo per esempio della mucosa intestinale in questo senso, no? Poi le funzioni dell'entrata, vedete, impedire più l'entrata degli antigeni nella circolazione generale sistemica. La barriera sono mediata invece da cellule, quindi ritornano sempre i neutrofili, i macrofagi in primis, le cellule infiammatorie, giustamente come le mast cell, i mastociti o i basofili, e poi anche le natural killer, le famose NK dell'immunità innata in questo caso, e anche le cellule dendritiche negli ultimi anni hanno assunto un ruolo importante sia nel, ma anche come supporto proprio all'azione dell'immunità del primo acchito, quindi innata. E poi ci sono ovviamente anche i fattori solubili, che negli ultimi anni hanno avuto gli ultimi 20-25 anni un grande studio, sono le citochine ovviamente, e poi la definizione poi tutta quella che è la cascata del complemento che viene attivata, e poi soprattutto le proteine della fase acuta, che sono poi anche utilizzate come indice proprio di infiammazione, in questo caso acuta ma anche cronica nel caso in cui perduri col tempo. L'acquisita, vedete, invece si ha un ovviamente un doppio tipo, diciamo, risposta importante può essere umorale, che è mediata dai linfociti B, mentre invece la cellula mediata è quella dei T-linfociti. E in questo caso si va a guardare le funzioni, vedete, qui è interessante vedere questa differenziazione. Il linfocita B è deputato proprio poi all'evoluzione sua in plasma cellule per la secrezione specifica di anticorpi, quindi l'immunità umorale. Mentre invece il linfocita T si può dividere in sottopopolazioni molto importanti, questo qui, anche poter fare un dosaggio a volte in situazioni specifiche, sono la colonizzazione TH1, TH2 degli helper, linfociti T aiutanti helper, che vedete in questo caso i linfociti TH1 sono quelli che promuovono la risposta che è mediata, quindi cellulo mediata, mentre il TH2 la colonizzazione, più che altro la risposta umorale. Ma sapete che questo qui, quando funziona tutto in maniera normale, invece ci sono delle disfunzioni immunitarie invece in cui questa polarizzazione TH1 e TH2 è fondamentale che sia regolata. E poi ci sono anche, scusate un attimo, ecco, le citotossiche, eccole qua, i linfociti citotossici, quindi gli natural killer di fatto in questo caso, che distruggono la cellula sia infettata ma anche maligna. Attenzione, il doppio ruolo, Quindi diciamo sia quella esterna ma quella anche modificata dall'interno, doppia funzione per le citotossiche. E le soppressorie che invece sono, supprimono l'attività un po' regolatorie. Ecco, ci sono un'espressione anche, negli ultimi anni c'è stato molto studio anche sulla tipizzazione, differenziazione dei ruoli dei linfociti di tipo T. Quindi le caratteristiche sono specificità di questa risposta acquisita e la memoria immunologica molto importante. E vedete allora questa breve riassunto, che dice la funzione immunitaria, quindi si avvale, quindi direte il discorso adattativo, eccolo qua, adattativo che parto da T e B cell, e quello invece innato, vedete che si fonda sui fagociti, che si è detto quindi sono i macrofagi e i neutrofili, sul discorso di barriera delle membrane, esercitato quindi dalle barriere fisiche proprio, e dal sistema del complemento, che viene proprio attivato in base all'invasione. E questo è anche un flow chart che ho messo molto carino, mi si è tratta da un libro proprio, che mi sembrava carina anche inserirla, che ho detto almeno quando uno va a guardarsele, se le vede anche in maniera interessante, perché lo so, tutte le propaggini, anche le interazioni, che sono ovviamente ovvie fra sistema innato e il sistema acquisito nel momento in cui c'è l'invasione. Vorrei anche ricordare, anche mi permetto di pubblicità, perché da non tanto, da poco, è uscito questo libro, SOS Sistema Immunitario, che ho scritto insieme con coordinato dal mio amico Francesco D'Arritano, anche lui fa parte dello staff ovviamente, tutti noi, in cui Francesco abbiamo scritto io in particolare, mi ha deputato più a scrivere il sistema immunitario e l'infiammazione e l'ipossia, e Francesco si è occupato invece poi dell'aspetto nutrizionale e nutraceutico, e altri colleghi sono occupati anche di cose specifiche, autoimmunità, Paolo Conforti per esempio si è occupato dell'esercizio fisico, e così via, Guidoni, insomma una serie di colleghi molto molto qualificati. Quindi notizie riguardo a questo più concentrate le trovate, e spero accessibili, in SOS Sistema Immunitario. Andiamo avanti, entriamo nello specifico, ipossia. Allora, da anni le cellule si adattano all'ipossia, è stato scoperto questo, ma negli ultimi 20 anni, ma soprattutto negli ultimi 15 in maniera importante, attivando delle specifiche vie di segnalazione con coinvolgimento di cofattori, fattori trascrizionali. Come si chiamano? Fattori inducibili, indotti dall'ipossia, HIF dall'inglese.
e possono essere HIF soprattutto 1, 2 e 3, ma soprattutto è stato studiato l'1, ma anche il 2 ora è molto importante. Tra l'altro si è scoperto che questo 1 molto studiato, il fattore di ipossia 1, che tra i primi appunto fu anche il professor Semenza e lo studiò, è diviso tra l'altro in due subunità, quindi di fatto diventa un eterodimero quando si unisce insieme, una subunità alfa e una beta. Attenzione, l'alfa è un'espressione che viene espresso dalla cellula, quindi, in virtù della concentrazione proprio dell'ossigeno, la pressione parziale cellulare dell'ossigeno, mentre la subunità beta è costitutiva nelle cellule. Questo è un punto importante. Perché? Vedete il discorso che dicevo della costituzione. Allora, quindi la subunità alfa, questo grafico fa vedere che se aumenta la concentrazione di ossigeno cellulare, diminuisce l'espressione, la produzione di questo cofattore, fattore trascrizionale. Quando invece, vedete il flesso, più è bassa la concentrazione cellulare di ossigeno e maggiore è l'espressione della produzione, proprio la trascrizione del fattore HI1-alfa. Attenzione, dice il meccanismo d'azione, questo è molto interessante. Io tra le slide spesso la faccio vedere. Ultimamente sto scrivendo una rassegna su un giornale, speriamo che mi venga accettata. Mi è stata proprio richiesta, guardate, proprio dal professor Biava, mi è stato coinvolto, diciamo, in questa situazione. E Giorgio ne ha conoscenza, non è facile, però sto facendo una rassegna proprio su questo aspetto molto importante dell'HIF e lo Schwitt metabolico che esso causa a livello cellulare. Ovvero, guardate, quando è 1 alfa questa subunità, quindi presente nel citoplasma, generalmente in condizioni di ipossia moderata, attenzione, o normossia, è sotto controllo perché c'è un enzima che si chiama prolinitrossilasi, molto importante anche per la costituzione del connettivo, attenzione, tra l'altro con la compartecipazione, guarda caso, dell'ascorbato, del ferro bivalente, dell'osso glutarato, ma soprattutto la vitamina C gioca un ruolo importante. Anche a me mi scoccia chiamarla vitamina C. Vitamina C quando serve come vitamina, se no è l'ascorbato, è una funzione molto più importante in altri aspetti. Comunque, questa idrossilasi viene attivata e lucchetta, perché lucchetta? Cioè nel senso, da idrossila, i residui proprio in questo caso di lisina, per esempio, peraltro del... di questa, diciamo, di questo fattore trascrizionale 1 alfa, HIF 1 alfa, quindi fattore ipossico, e quando l'ha idrossilata la espone ad essere come lucchettata da un suppressore, di fatto è un antioncogene, capito? Che si chiama von Hippel-Landau. Questo l'ha scoperto proprio, guarda caso, il professor Semenza, che studiava proprio l'ipossia nelle cellule renali, lavorava con nefrologi come ricercatore. Quando è lucchettato viene esposto proprio a essere, diciamo, come captato mediante un enzima che si chiama E3 ubiquitin ligasi, a questa ubiquitina che è una struttura proteica e dice ti ho lucchettato e vai verso il proteasoma, ovvero la degradazione proteasoma, e poi ovviamente viene distrutto, quindi, e poi recuperato. Tutti i frammenti, poi la cellula non butta via nulla, li recupera comunque. E questo quindi è un meccanismo di controllo, che non ci sia un'attivazione non desiderata di questo fattore indotto dall'ipossia. Ma che succede quando invece l'ipossia è importante? Aumenta in modo importante la concentrazione a questo punto dell'HIF1-alfa, tant'è vero che vedete l'aumento di concentrazione del citoplasmatico, quando trasmigra dentro il nucleo, trova chi trova il gemello. Gemello si chiama subunità beta. Si trovano, eccomi qua, siamo insieme. Perché siamo insieme? Ci uniamo, facciamo il famoso eterodimero, e tra l'altro ci sono, eccoci, e insieme possiamo andare a cercarci proprio nelle sequenze del DNA degli elementi regolatori all'ipossia che ci captano e ci fanno trascrivere una serie di tanti fattori di trascrizione, molecole d'adesione veramente cruciali. Ne cito solamente una, vedete l'espressione a livello del gene del fattore di crescita dell'endotelio vascolare che ci ricorda angiogenesi. Ma guardate, infatti, dice, questo è un po' un'altra figura, lo vedete quando si uniscano, eccolo qua, ecco, alfa, beta, quindi questo qui, vedete, sensibile all'ossigeno, quello costitutivo, sono dei coattivatori, guardate come è finemente regolato questo meccanismo, in biologia cellulare veramente incredibile, basta un niente per poter, se si pensa come è perfetto il nostro, diciamo, network cellulare, ma basta poco anche per poterlo scombussolare, questi coattivatori, dice, bene, quando noi siamo coattivati, tutti poi adesso meteoritimero, noi ti permettiamo, ti favoriamo la trascrizione di fattori angiogenetici, ma di cambio anche del metabolismo, famoso switch metabolico, della proliferazione cellulare, di tante altre, che breve dire.
E vediamo subito, ci sarebbe da parlare. La prima cosa che fa subito, immediatamente, ti dice: io favorisco lo switch metabolico, ovvero non ti permetto più, o ti permetto poco o nulla, di entrare nel mitocondrio. A chi? All'acido pirubico, per esempio, che viene fuori dalla glicolisi. Cioè l'utilizzazione dello zucchero che porta a piruvato ha come finale di dire: se voglio respirare bene e dare una bella energia, bisogna che questo mio prodotto finale, il piruvato, entri nel mitocondrio. Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, di queste cose si parlerà il 5 e il 6 di giugno, dove io proprio sono stato deputato dall'amico Giorgio a parlare della funzione e disfunzione mitocondriale, quindi ne parleremo abbondantemente. Ma intanto impedisce ad entrare nel mitocondrio. E allora succede? Dice: ma se entri nel mitocondrio, dove va il piruvato? E dove va? Lo dico subito. Eccolo allo switch, pubblicato su Science del 2009, il cambio. E dice: se non vai a piruvato, mi vai ad acido allattato, ma se mi vai allattato e io ho bisogno di energia per produrre tanto ATP, adenosin trifosfato, a livello energetico, significa che io devo produrre molto lattato, ma molto lattato significa anche acidosi intracellulare. Vedete questo switch che fu fatto, questo bellissimo lavoro di review pubblicato su Science, ha fatto storia questa figura, che fa vedere proprio la differenza fra la cellula differenziata in modo regolare e quella invece proliferativa, dove avviene questo switch metabolico e dove l'ipossia appunto è fondamentale in questo caso. E allora guardate, dice: allora questo switch metabolico mi causa un aumento del pH intracellulare, ma non solo. Ma dice: ma perché? Sì, e poi dice: ma scusa, ma se entra molto glucosio, come fa a entrare tutto questo zucchero? Entra perché c'è un'attivazione anche dei GLUT1 e GLUT3 esagerata a livello della membrana, che permettono allo zucchero di captare al massimo, diciamo, dall'esterno della cellula, l'entrata al glucosio, che poi diventa 6-fosfato, e avvia la via glicolitica. Pensate quanto lattato viene prodotto. Aumenta il pH intracellulare, dice, e come fai a compensare? Si compensa con l'attivazione di scambiatori di pompa della membrana cellulare. Bicarbonato, H+, che deve uscire fuori, bicarbonato che entra, acidi monocarbossidici, tutta un'attivazione che dice: devo ristabilire il pH intracellulare perché se no la cellula mi muore. Ma allora uno pensa: e l'acidità dove va? I protoni dove vanno? Dove vanno? Nella matrice extracellulare, me la vanno a acidificare. L'ambiente circostante cellulare viene clamorosamente, in virtù ovviamente dell'insulto a questo punto, della variazione glicolitica, mi viene clamorosamente acidificato. E allora tanti di cappello ai professori veramente Semenza, Radcliffe e Kaelin, che hanno contribuito agli studi di questa cosa dell'ipossia e che nel 2019, novembre, mi ricordo era il 18 novembre, una telefonata dell'amico Giorgio, mentre io ero al lavoro, mi disse: per piacere, apri un attimino, vai a guardare le notizie mediche, le news mediche, faccio, o che c'è di particolare, perché Giorgio è una fonte di informazione per me clamorosa, cioè mi compie, c'è sempre a scambiarmi, ovviamente. E lui infatti è nato come divulgatore proprio, è il suo ruolo proprio, no? E a un certo punto io mi sono emozionato perché ho detto: Giorgio, abbiamo vinto il Nobel, cioè, ne sono anni, parliamo di queste cose, ho avuto un'emozione. Hanno dato il Nobel all'ipossia, all'ossigeno, all'importanza della come la cellula si adatta all'ipossia. Cose che dicevamo da 10 anni, cioè nei nostri corsi, nei corsi fatti anche con Massimo, ne parlavo anche a Parma, con Giorgio, alla Spezia, a Bologna. Cioè, quindi è stata un'emozione, veramente, un nome che ho detto: vediamo come verrà sviluppato. Su questo poi ci Da torno. 20 anni, Mauro, non 10. 20 anni, ma 20 anni. l'ipossia, però poi nei nostri corsi da 10 anni ne parliamo. Cioè, allora, attenzione, arriviamo a ipossia e cellule immunitarie. Abbiamo capito che l'immunità oggi regola tutto, eh? Attenzione, è facile parlarne. Sì, uno dice, perché una volta la patologia ci insegnava immunologia, infiammazione, coagulazione, trombosi, tumori. Oggi, mi ricordo già negli anni 80, in specializzazione, il professor Olivotto, lo cito, ottimo docente di patologia, signori, si disse, cari ragazzi, dimentichiamoci di vedere le cose separate, è un unicum. Lo diceva nell'84-85, mi ha dato una lezione, è un unicum. Cioè, oggi è confermato. Cioè, le cellule immunitarie sono, attenzione, possono essere, quindi si è detto, o residenti, quindi, o possono essere reclutate dal sistema circolatorio ricco di ossigeno, in due casi. In un ambiente fisiologicamente ipossico, come può essere per esempio la mucosa intestinale, il tessuto linfoide, oppure, secondo caso, in un ambiente immunitario patologicamente ipossico,
come abbiamo visto finora, tumori, tessuti infetti, infiammati o ischemici. Si pensi a un post-infarto, un post-ictus. Di conseguenza, in ambienti fisiologicamente ipossici, questi fattori, diciamo, HIF, che non è solo l'uno ma anche il 2, che qui ovviamente in questo non abbiamo il tempo, ma ne avremo tempo di parlare poi magari in occasioni future, contribuiscono questi fattori inducibili all'ipossia all'omeostasi proprio, adattativa, diciamo, sia innata che adattativa delle cellule immunitarie. Mentre l'ipossia patologica, questo è importante, la segnalazione indotta dall'HIF può innescare veri e propri danni ai tessuti e disfunzione addirittura del sistema immunitario. Quindi ipossia e, vediamo, impatto delle vie di segnalazione dell'HIF sul destino e sulle funzioni delle cellule immunitarie, inclusa anche la sovraregolazione dell'espressione glicolitica dopo l'attivazione, che ci fa capire che glicolitica significa lo switch metabolico verso l'acidificazione, attenzione, del medium extracellulare, di diverse cellule immunitarie. Ecco, per esempio, guardate questa è veramente una slide che ci tenevo a far vedere bene. Questa è una riassuntiva molto bella, l'ho tratta proprio da una rassegna. È chiaramente dimostrato quindi che l'HIF è un importante regolatore delle cellule immunitarie, su questo non c'è dubbio. Questo collegamento fra ipossia, immunità, stato infiammatorio è ampiamente mediato da cambiamenti che sono HIF dipendenti nel metabolismo delle cellule immunitarie, quindi un immunometabolismo e un conseguente cambiamento della funzione effettrice di cellule immunitarie. Pertanto, HIF riproduce un ruolo importante come, diciamo, perno, chiamiamolo come funzione, diciamo, di intramezzo fra l'immunità alterata e il metabolismo cellulare è la funzione effettrice delle cellule ed è una chiave regolatrice tra immunità e infiammazione. L'impatto dell'HIF sulla funzione effettrice, attenzione, di queste cellule immunitarie, varia però, questo è importante capire perché se no si fa confusione, a seconda del grado di ipossia sperimentato e soprattutto, scusate, sono andato un attimo, ecco, e soprattutto del tipo di cellula immunitaria che viene coinvolta. Per esempio, nei neutrofili, l'immunità innata, attivare la via dell'HIF promuove la sopravvivenza cellulare, mentre nei sottotipi dei macrofagi regola l'equilibrio fra M1 e M2, cioè il proinfiammatorio e l'antinfiammatorio. Nei linfociti, per esempio, linfociti B, per esempio, che sono dell'immunità ovviamente acquisita, produzione di plasmacellule e anticorpi, regolano la produzione proprio degli anticorpi, mentre nei linfociti T ne regola differenziazione, sopravvivenza e capacità di uccidere anche le cellule tumorali, quindi i famosi linfociti natural killer. Pertanto, attenzione, si potrebbe dire anche quindi che l'HIF regola la funzione delle cellule immunitarie effettrici in modo dipendente dal tipo di cellula, ma anche dipendente dal grado di ipossia. Quindi il ruolo degli HIF nei singoli tipi di cellule è complesso, molto complesso, e può essere pro o antinfiammatorio a seconda del contesto di attivazione. Ecco perché all'inizio c'è stata molta confusione. Per esempio, guardate il macrofago. Sappiamo che può essere attivato da cellule. E ha il suo ruolo importante perché macrofago M1, macrofago M2. Uno dice l'M1, ma in condizioni controllate l'M1 è importante perché pensate che se fosse il fenotipo polarizzato M1 svolge un ruolo importante nella prima linea di difesa contro le infezioni batteriche e producono grandi quantità di ossido nitrico e anche di ovviamente radicali liberi dell'ossigeno, ma perché è giusto che sia così. In questo caso hanno un ruolo importante perché sono proprio, gli sparano, gli danno delle fucilate agli invasori, in questo caso, il ruolo del macrofago difensivo, se è in situazioni quindi difensiva fisiologica, che non sia in contesto attivato proinfiammatorio, per esempio, come succede all'inizio dell'arteriosclerosi, punto, cioè indotto, guarda caso, al colesterolo LDL ossidato. Ma questo è un altro discorso. Invece, per esempio, l'M2, per esempio, è importante nella guarigione delle ferite, la riparazione tissutale, rigenerazione tissutale. Quindi quella fase, diciamo, post-invasione che riguarda proprio la riparazione, quello diceva l'amico Massimo, un po' il ruolo infiammatorio utile, che in questo caso dice, sono infiammazione, ma per forza mi sto opponendo all'invasione e il mio processo deve anche portare a una guarigione, a una riparazione. Quindi guardate questo caso, per esempio, se si parla dei macrofagi, vedete la polarizzazione. Qui in verde un'ipossia giusta, controllata. E qui in rosso cosa accade in un'ipossia invece, in un contesto ipossico importante. Vedete che nel secondo caso, per esempio,
diminuisce la produzione dell'ATP, diminuisce la capacità anche di, diciamo, di controllare una eventuale invasione, diminuisce la motilità da parte di questi neutrofili, quindi la chemiotassi, ed andare verso i siti di infezione. Insomma, tutta una serie di affetti sfavorevoli che sono dipendenti quindi dal tipo di cella, vedete in questo caso, ma dal tipo anche di ipossia sperimentato. Stesso caso, per esempio, ecco qua il neutrofilo, vedete, ecco, dice, i risultati sperimentali, importantissimo, si era visto un'altra cosa. Ovviamente, per esempio, hanno evidenziato l'importanza della via di segnalazione, pensate, nei neutrofili HIV funzionale che riguardava la riprogrammazione, guarda caso, metabolica, il famoso immunometabolismo. Anche qui avviene lo switch metabolico se l'ipossia non è controllata, ovvero questo, eccolo qua, uno switch che non è più verso l'utilizzo corretto, a questo punto diciamo, del glucosio, cioè, ma come vedete una deviazione che va verso altre strade, come accade in molte cellule, come accade anche nel macrofago, per esempio, questa situazione, che porta poi a acidificazione, eccetera, eccetera, e perdita di funzione in questo caso, in altre situazioni molto peggio invece. Quindi vedete il famoso immunometabolismo indotto dall'ipossia. Per esempio, i linfociti T, ne ha parlato anche Massimo, l'ho fatto vedere, non ci sarebbe ovviamente, non ci sarebbe tempo per parlare in dettaglio, ma il caso dei linfociti T, che è il controllo della risposta immunitaria cosiddetta adattativa, lo vedete che in questo caso abbiamo vari tipi di linfociti T, se detto, la sottopopolazione, ma guardate i vari contesti di ipossia. Positiva, quando è verde, perché, attenzione, parleremo tra poco, l'ipossia fa in modo, quando c'è un'invasione anche, a seconda del grado di ipossia, di favorire per esempio l'immunità di tipo innato e di controllare quella adattativa che se fosse troppo potente porterebbe addirittura a un danno sul danno. Cioè, quindi c'è anche un sistema di controllo che è fatto proprio dai TH17 per esempio, dai T di linfociti regolatori. Quindi hanno un ruolo di regolazione che, affinché la risposta successiva a quella innata di prima acchito, quella adattativa sia sotto controllo, mi riferisco quindi ai TH1 e TH2, quindi in questo caso ai CD4, per esempio, o ai CD8, come tipo, diciamo, di antigeni di membrana. E vedete in questo caso anche le cellule B, per i linfociti B, dove il suo ruolo ovviamente, per esempio, guardate, l'ipossia aumenta il metabolismo di ioride cellule B nel centro germinale, che ne influenza, in questo caso, la proliferazione delle cellule, l'apoptosi, la produzione di anticorpi, quindi anche lì un'ipossia positiva favorisce la funzione del linfociti T già a livello del midollo rosso emopoietico. Diverso è il discorso invece, vedete, se l'ipossia diventa invece importante e porta invece a una situazione completamente disfunzionale da parte anche del linfocita T. Poi ecco, ci sono anche le cellule dendritiche che negli ultimi anni hanno avuto anche molti ruoli, che ovviamente supportano anche, fanno la connessione proprio fra l'immunità innata e adattativa e supportano molto, più che altro espongono anche gli antigeni proprio alla diciamo l'azione dei linfociti T, ma vedete che in questo caso le cellule dendritiche hanno un bel vantaggio in questo caso da un'ipossia controllata nelle loro funzioni. E guarda il discorso che vi dicevo prima, influenza l'attività dell'ipossia sia sui sistemi immunitari innati che adattativi. Supponiamo un'invasione, ecco, un epitelio viene attaccato, vedete, al patogeno. Ecco, questa panoramica, si vede l'epitelio, vedete, a sinistra viene violato da un'invasione di agenti patogeni che causa quindi danni ai tessuti. Come risultato, le cellule immunitarie innate montano una risposta subito di difesa dell'ospite, che viene amplificata da quelle adattative, certo. Però attenzione, un'ipossia amplifica bene questa risposta innata, ma non ci sopprime, diciamo, controlla, come si è detto, la risposta adattativa, permettendone in parte, soprattutto, come si è detto prima, la differenziazione delle cellule T regolatorie, che hanno poi una funzione di controllo affinché questi sia CD4 e CD8 non sia esagerata, perché sennò accadrebbe che, se non ci fosse questo sistema di T-regolazione, la risposta adattativa sarebbe peggiore dell'invasione del patogeno, peggiore, quindi sarebbe un danno ancora superiore. Ma la cosa più preoccupante, dicevo questo, quando si acidifica la matrice extracellulare, che io ricordo i due grandi organi sono endotelio vascolare, la grande battaglia del cardio cerebro vascolare, e la matrice deve essere pulita, perché lì è il filtro, la barriera. Quando giornalisti scientifici anni fa, scoperto un nuovo organo anno fa, la matrice extracellulare, detto, voi avete scoperto, chi è addetto ai lavori, no, per questo ti dico, il giornalismo scientifico andrebbe veramente modulato, e siamo in progress anche per fare corsi per questo, perché a volte notizie, se no, sembrano chissà che come.
ma questo è veramente un grande organo. E se naturalmente c'è un'acidificazione, guardate che un'acidificazione purtroppo si riflette nel microambiente cellulare fuori esterno, anche sul discorso della, diciamo, di quello che può essere il network immunitario che ne viene colpito, perché purtroppo quando si ha acidificazione, è come accade nel caso delle cellule tumorali, che a causa di questo switch metabolico creano questo ambiente acido intorno, anche per autodifendersi e poter sguazzare in questo ambiente. Purtroppo, sapete qual è il primo effetto? Tutti gli effettori immunitari antitumorali vengono azzerati, vengono annullati. Tipo cellule T di un certo tipo, come si è visto in questo caso citotossiche, l'NK, e quindi tutte anche le cellule T che presentano l'antigene. L'acidificazione del mezzo ne blocca l'attività. Capite ora quant'è l'importanza anche di controllare quindi i livelli di ossigeno affinché non ci sia questo switch metabolico. Arriviamo a questo punto alla parte applicativa. I modulatori fisiologici. Ne ha parlato Massimo, cioè vedete come siamo, parla lo stesso linguaggio, chiaro. Gli studi fatti per esempio del CELFood, il terosulfazime, e fatti ovviamente a livello, prima a livello diciamo sperimentale, fatti dall'amico del gruppo Canestrari, dell'Università di Urbino, ha dimostrato l'attività antiossidante importante. Ma poi soprattutto, guardate, chi è la prima che ha fatto gli studi sull'HIF? Proprio la professoressa, il gruppo della professoressa Ferrero a Milano, in patologia. Importantissimo, che ha dimostrato una cosa importante. L'aumento della respirazione cellulare su modelli di cellule endoteliali, guarda caso, scelte ad hoc, proprio le cellule veramente costituiscono l'altro grandissimo organo, che è l'endotelio. Quindi aumento della respirazione, vuol dire rivai verso una, diciamo, un percorso glicolitico piruvato, Krebs, fosforilazione ossidativa e respira con l'ATP, è bello prodotto da loro. Elevata produzione, benissimo, confermando i dati di Urbino, ridotta significazione dell'espressione del fattore HIF1. Eccola là. Già nel 2009, quando ancora avevamo 10 anni dal Nobel, pensate, il gruppo della Ferrero, ovviamente un grande soddisfazione, ovviamente l'amico Giorgio, ma mia anche, perché finalmente la scatola nera che ho usato da 10 anni, si stava dissolvendo, si stava aprendo questa benedetta scatola nera, ho detto, ora si può parlare ai colleghi in maniera anche razionale, scientifica, e non è più un buio, una scatola nera. E vedete, questo lavoro ha fatto vedere anche Massimo, pubblicato sul Journal Physiology and Pharmacology, proprio il gruppo. E vedete come titolo fondamentale? Il metabolismo respiratorio creato nelle cellule endoteliali. Ma poi il Regina Elena di Roma, studiando le linee leucemiche, quindi, e non solo, anche poi successivamente tumori solidi, aveva visto anche lui, a conferma, l'azione del fattore ipossico, e aveva studiato proprio, guarda caso, l'espressione dei famosi GLUT che si attivano nella glicolisi esagerata, come pure la produzione di che cosa? Dell'acido lattico, ovviamente. Poi la apoptosi, la proliferazione, certo. Ma concentriamoci sull'argomento di oggi, HIF e metabolismo cellulare. Quindi pensate, un gruppo di Roma, indipendente da Milano, ottiene gli stessi risultati. Sapete cosa vuol dire questo? Cioè, non si sta parlando di un risultato, cioè due laboratori di ricerca indipendenti arrivano allo stesso risultato. Come è successo per il Nobel, per esempio, è successo appunto. Non è che Semenza lavorava con Sirkelin, con Kellin, cioè ognuno lavorava per la sua linea. Ottenevano gli stessi risultati e hanno dato il Nobel a tutti e tre, poi certamente ci sarà stato uno scambio, ma i risultati di base li hanno ottenuti in maniera differenziata, arrivano alle stesse conclusioni, se no il Nobel non te lo danno. Allora, ed ecco qua, vedete, il CELFood riduce l'espressione del recettore GLUT1, ma anche il GLUT3, la deregolazione, la disregolazione del fattore ipossico 1-alfa, quello famoso, che se non era controllato, quello inducibile proprio dall'ipossia, purtroppo portava a questa conseguenza. E poi vedete, eccoci anche, importantissimo, conseguentemente non c'è il lattato. E quindi c'è un decremento visto in tutte le dose dipendente. Attenzione, questo è importante, la dose dipendenza vuol dire conferma di un effetto farmacologico o fisiologico. È il presupposto fondamentale per stabilire l'azione efficace di un farmaco, di un nutraceutico o di un fitoterapico. Ci vuole la dose dipendenza, questa è fondamentale, vista in più linee cellulari a dosi differenziate. E vedete qui, ecco la conclusione, che arriva alle stesse conclusioni, come infatti l'ho messa anche sotto, fatte dalla Ferrero, in laboratori diversi. Allora arriviamo qui, vitamine e sistema immunitario, qui si potrebbe parlare del lato importante. Io
mi sono divertito a prendere alcune slide. Alcune, esatto, Massimo l'ha già parlato, l'amico Massimo, ma è sempre per rivedere la stessa cosa in diversi aspetti. Allora, per i TH1, la famosa polarizzazione dei linfociti TH1, TH2, umorale, cellula mediata, allora, buon funzionamento era stato dimostrato per la B12, la vitamina A, la E e la C, mentre invece per la TH2, la vitamina D, per il buon funzionamento. Ma andiamo nello specifico. Risposta immunitaria e vitamine. Una cosa è certa, alcune vitamine sono importanti come antiossidanti. E quindi, ma per carità, ma vuoi non parlare del sistema del basso ossidativo, diciamo, che si crea in una situazione di infezione? Non c'è dubbio su questo. Quindi importantissimo ci sia questa fase dei ROS, che sono, devono essere controllati nel patologico, ma anche indotti, come si è visto nel caso dei neutrofili, per esempio. Quindi, e guardate qua, quanti ovviamente sono, in questo caso, gli enzimi dipendenti, per esempio, da vitamine importanti come la vitamina E, eccetera. Ora, vedete, quelli sono poi gli scudi, di cui parlava anche Massimo, superossido dismutasi, ne parlava a proposito del Chaga, ci torniamo, che sono dipendenti da rame, zinco e manganese, cofattori degli enzimi. Attenzione, perché le vitamine idrosolubili e gli oligoelementi, quando si parla di oligoterapia, che cosa sono questo? I cofattori enzimatici. Gli attivatori, senza i quali questi enzimi, che sono le proteine catalizzatrici che ci regolano il flusso, l'energia, tutto, senza enzimi noi siamo fermi. Perché vai in coma? Perché si blocca gli enzimi, i meccanismi enzimatici a livello cerebrale. Cioè, perché c'è l'acidità, tante condizioni, la fetacidosi, di diabete. L'enzima è fondamentale. Allora vedete le dipendenze, i glutamati per ossidasi dal selenio, la catalasi dal ferro. Poi c'è ovviamente il ruolo fatto dalla vitamina E carotene, con tutte le sue azioni nel sistema antiossidante. Ma arriviamo alla vitamina C. Massimo la centro, dottor. Sempre queste funziona, non funziona, un sacco di... Allora, no, perché certo che è facile, ma qui posso parlare liberamente, ma voglio parlare perché ho arrivato alla mia età, devo parlare liberamente. Quindi aspettatemi fino in fondo, perché devo dire delle considerazioni che Massimo ha accennato e Giorgio ha accennato, ma io ribadisco su dichiarazioni fatte da imminenti. Cioè, situazioni in cui adesso si deve portare un messaggio a tutta la popolazione. Sì, ma come lo porti questo messaggio? Vediamolo subito. Parliamo della vitamina C. Era Pauling la studiava. A un certo punto disse: guardate, questa è una vitamina molto importante. Questa non si scherza con questa vitamina, è fondamentale. Cioè, in appoggio tra l'altro agli studi che aveva fatto, ovviamente aveva preso il Nobel, per il ruolo dell'ossigeno anche lì, vero, gli aveva andato contro, ovviamente, al collega che aveva lavorato per tanti anni, lo stesso Pauling, che aveva lavorato sul discorso che l'ossigeno poteva essere fonte di vita, sì, ma anche fonte negativa, guarda caso, i radicali liberi. Anche qui, dice, allora, lui era Pauling, già aveva ricevuto il Nobel per la chimica, si buttò sulla biochimica e disse, una cosa è certa però, lui fece un bel libro, dice, la vitamina C è il comune, common flu, comune raffreddore. E disse, questa c'è niente da fare. La vitamina C in ogni caso supporta, almeno in fase iniziale, in fase proprio, un supporto all'immunità innata c'è di sicuro. E infatti è scientificamente dimostrato che numerosi problemi sono associati alla carenza cellulare di vitamina C. Infatti è presente in alta concentrazione proprio nei globuli bianchi dell'immunità innata. È rapidamente utilizzato durante le infezioni, favorisce l'attività dei neutrofili, come si è visto, ovviamente, ma ha meno effetti sull'immunità adattativa, ma è giusto anche che sia così. Importanza dell'attività antiossidante nei confronti dei lipidi plasmatici, le proprie ossidazioni e delle membrane, quindi lancia la protezione all'attacco dell'invasore a livello, per esempio, epiteliale, molto importante. Quindi vedete qui effetti antiossidanti, ma guardate in fondo, importante, migliora l'immunità, diciamo, sia innata, e regola quella adattativa in maniera giusta. Allora, se voi andate a guardare questi, una rassegna, io ho preso le azioni da una rassegna sulla vitamina C, io posso dire solamente una cosa. Uno, contribuisce alla difesa immunitaria sostenendo varie funzioni del sistema immunitario, sia innato che adattativo. Supporta l'epitelio, cioè la funzione barriera dell'epitelio, diciamo, contro i patogeni, favorisce quindi l'attività di assorbimento anche dell'ossidante dalla pelle, potenzialmente proteggendolo dallo stress ossidativo dell'ambiente creato. Si accumula le cellule fagocitarie, si è visto per esempio i neutrofili, come neutrofili possa migliorare la chemiotassi, la fagocitosi, questo è sperimentalmente dimostrato, e la generazione dei ROS, che si sa
che è indotta ovviamente alla vitamina C, e infine l'uccisione microbica. Il ruolo dell'ascorbato, lo voglio chiamare col suo nome chimico, degli linfociti è stato finora sempre meno chiaro, però è stato dimostrato che migliora la differenziazione e la proliferazione delle cellule sia B che T, quindi non tanto nella funzione deve essere sotto controllo, diciamo un T regolatorio, come si è visto prima, affinché non ci sia una risposta esagerata all'attacco dell'invasore, ma proprio sulla proliferazione e la differenziazione tra i linfociti, per esempio, TH, della linea TH, degli helper, e quelli magari che sono appunto citotossici o regolatori. Quindi alla carenza provoca infatti un'immunità compromessa, scusate, questo è stato dimostrato, e maggiore suscettibilità alle infezioni, che hanno un impatto significativo sulla vitamina C, anche perché poi ne consegue ovviamente un processo infiammatorio esagerato, diciamo, non più controllato dopo l'attacco. E poi ricordiamoci appunto che si è visto da vari dati sperimentali, che sono una rassegna fatta su una rivista su Nutrient, vedete, che fa vedere proprio vitamina C e funzione immunitaria, che mi sono ben studiato, proprio una rassegna che è uscita fuori 2-3 anni fa proprio. Allora, supplementazione, Massimo ha dato delle sue indicazioni. Allora, sono raccomandati di base questi, ma non hanno nessun senso, se li vedete, non hanno senso, che dipende da tanti fattori, dipende in che situazione sei, e quanto fumi, quanto sei ossidato, quindi i valori che stai qui che danno come l'ARN, livelli di assunzione raccomandati nutrienti o RDA americano, hanno il tempo che trovano, che fanno vedere mangi il peperone, mangi l'agrume, sì, buonanotte, e biodisponibilità? Ma dove entra? Ma dove entra? Cioè, poco ne entra. Cioè, allora, tant'è vero che pensate che la vitamina C è fondamentale, questo fatto a livello, per esempio, dell'assorbimento, perché ci sono dei recettori sulle cellule epiteliali che sono sodio-dipendenti, che si chiamano proprio SBTC1, che purtroppo significa questo. Cioè, te c'hai un certo dosaggio di vitamina C, più di tanto non ne entra, non c'è niente da fare. Un lavoro anni fa, pubblicato sull'American Journal of Nutrition, il più grosso giornale americano, diciamo, internazionale di nutrizione, che fa un po' da reference, una specie di Lancet di New England della medicina, in questo caso è la nutrizione, che sono due, sono lui e uno, e l'altro è il British Journal of Nutrition, dimostrano proprio che oltre un tot è come se ci fosse un meccanismo di scelta, non entra più di tanto, e addirittura dimostrò che con 1000 milligrammi dati in un bolo solo ne entrava al massimo dai 240 ai 280 milligrammi. Questo vorrebbe dire che se uno va dalla mia, il collega farmacista, di dottore, mi dà la vitamina C, cioè una marca, dice 1000 milligrammi. Il caro dottore dovrebbe dirgli spezzala in 4, tanto perché oltre un tot non ne entra, occhio, E già si sta parlando di formulazione orale, che lascia il tempo che trova, ma su questo ci si torna. Vitamina B-all, guardate, sono fondamentali per il sistema immunitario, B1, B2, B5, e poi c'è la mia grande emozione, la triade 6, 9 e 12, la triade del 3 della vitamina D, che a me sono tante care, perché chi mi conosce sa che io sono da anni impegnato nel messaggio dell'omocisteina, e questi sono dei famosi controllori dell'omocisteina 6, 9 e 12. Però, intanto, 1, 2, 5, l'acido pantotenico, e tra l'altro, cioè, pensate al coenzima A, quello, la carenza di quello non l'avremo mai di sicuro, però dall'An più si sta parlando di supplementazione. Vedete quanto aiutano, vedete, per esempio la B1 nella la risposta anticorpale, come per il resto la B2, qui dice le vitamine non servono a niente, su questo ci torno tra poco, scusatemi, farò una... vabbè. Poi, oppure la B5, guardate invece il ruolo della piridossina o B6, che aiuta invece l'immunità adattativa, B e T, sia nella produzione che maturazione. L'acido folico, che aiuta ugualmente la produzione della linea T, per esempio. E guardate invece la cianocobalamina, io ho detto ciano, ma la ciano non è che... diciamo la cobalamina, perché sulla ciano, qui l'ho preso appunto da un testo, ma... non è detto che sia così assorbibile, comunque dipende da tanti fattori, che aiutano invece, vedete, l'attività delle natural killer cellule e poi anche la produzione delle stesse immunità adattativa, che è invece la linea linfocitaria sia T che B. La B12, per esempio, dei giapponesi, avevano visto un importante ruolo nell'evoluzione del sistema immunitario, un bellissimo lavoro, avevano visto più un gruppo di pazienti che con deficit di B12, da anemia, ovviamente questo stato perniciosa, dove si era evidenziata proprio una netta riduzione del natural killer, cioè proprio delle cellule citotossiche. Quando poi gli hanno risomministrato la B12, è riaumentata l'attività, cioè si è normalizzata. Poi, la vitamina A,
entriamo nei liposolubili, per esempio. Ma questo, guardate, è importantissimo, perché se ci hanno subito insegnato qual è una delle funzioni, sì, la visiva, cioè, ma la protezione proprio degli epiteli è fondamentale, le mucose. Quindi immaginate voi quanto sia importantissima questa vitamina a livello dell'immunità, per esempio, di barriera immediata. Tant'è vero che, vedete, supporta la struttura delle cellule mucose, gli occhi, cioè promuove la risposta alle infezioni batteriche, regola la crescita e la funzione delle cellule B e l'attivazione dei linfociti T. Quindi anche immunità non solo innata, ma successivamente anche una regolazione per tenerla pronta a livello adattativo. Il deficit visivo, infatti, espone a infezioni soprattutto virali. Questa maggiore vulnerabilità, come ho scritto, sembra dovuta a modificazioni proprio patologiche delle mucose, in primis proprio. Tant'è vero che le cellule epiteliali che sono carenti da vitamina A producono minor quantità di mucopolisaccaridi e vengono sostituiti purtroppo da cheratina, e quindi diventa il mucoprotettivo, in pratica, negli epiteli non c'è più. Alla lunga questo danneggia, per esempio, che cosa? Guardate caso, il famoso sistema immunitario legato all'emosi di MALT, che rappresenta la più grande porzione del sistema immunitario umano, che poi a livello cristiano è il GALT, è ben noto per la diffusione, eccetera, eccetera, e il suo precursore, indice, questo si sa, si è visto che una carenza di vitamina A e carotene porta una maggiore suscettibilità proprio alle patologie tumorali, soprattutto, guarda caso, a livello intestinale. Quindi vedete, carenza, perdita di struttura, funzione, come si è visto, un patologo riassunto, ridotta l'esistenza alle infezioni, funzione ridotta dell'immunità innata e risposte alterate alle cellule, quindi sia B che T, che fanno parte dell'immunità adattativa. Queste sono le famose dosi raccomandate, minima, avete visto però che massimo, nel suo schemettino andate alte, su cui quella lì concordo, su quella vitamina A, perché dipende dalla situazione. Anche dare un consiglio mirato, queste sono le linee guida normali di nutrizione tipica, ciò che ci vuole di base. Ma quando si dà un consiglio mirato a un professionista, come ha detto Massimo, esperto, e noi siamo qui anche per dare questo tipo di messaggio, allora va valutato, personalizzato, caso per caso. E diventa quindi una vitaminoterapia, una nutraceutico-terapia. Ecco perché ha un'importanza che non è inferiore alla farmacologia classica. Il beta-carotene, che poi è il precursore, agisce come antiossidante, e migliora l'attività dei neutrofili producendo proprio l'enzima mieloperossidasi nei lisosomi proprio. Quindi vedete i macrofagi, anche invece nei macrofagi attiva le perossidasi, e quindi aumenta anche la tossicità poi dei linfociti. La sua azione quindi si esplica, anche qui in questo caso, a livello sia innato che adattativo, ma soprattutto innato. Arriviamo alla vitamina D, ne ha parlato anche sempre prima Massimo, e sapete che c'è questo recettore della vitamina D, questo è molto importante, che è stato scoperto per gli ultimi anni, non molti anni fa, e vedete una cosa importante, per esempio, la vitamina D ha una regolazione veramente particolare, perché guardate, inibisce la proliferazione della linea T, inibisce la produzione di alcune citochine e delle IgG, ma perché? Ha preso un sistema regolatorio tutto suo. Guardate che, per esempio, i linfociti T inattivi non presentano il recettore per la vitamina D, che invece si esprime dopo l'attivazione. Questo è interessante. Cioè si attivano, il linfocita si attiva e esprime anche in membrana il recettore. Analogamente i monociti della linea, diciamo, innata non esprimono il recettore, ma lo esprimono invece i macrofagi. Quindi quando sono attivati, quando diventano M1 nei tessuti. Studi recenti vedete che è capace infatti di la vitamina D di stimolare un set di citochine tipi la risposta TH2, mentre è incapace di sopprimere la produzione del profilo citochinico a quali, per esempio, il fattore di necrosi tumorale alfa o l'interferone. Ma guardate questa figura. Questa riunisce un po' insieme le azioni differenziate. La vitamina D, in modo molto finemente regolato, quasi sorprendente. E c'è stata una recente rassegna che io ho scaricato proprio, uscita 2 anni fa, vitamina D e funzione immunitaria, che veramente è, da cui è tratto la figura, bellissima, che fa vedere proprio il ruolo sfaccettato, ma anche veramente particolare di questa vitamina, che non è di fatto una vitamina, attenzione, bene l'amico Massimo ripeta, è un ormone, una sostanza simile ormonale, ma è un qualcosa di diverso. È un fattore, veramente, qualcosa, cioè chiamarla vitamina, e sì, se, quando è vitamina, quando deve fare, certo, il calcio, l'osso, eccetera, ma dopo diventa un ormone, un simile ormone di fatto. Quindi una molecola tutta particolare, con ampia potenza, che vedete regola in maniera molto differenziata, tant'è vero che, guardate, questa figura che è stata da questa review,
metto un attimo gli occhiali perché è scritta fine fine, ma guardate, vedete, down regulation della linea TH1, down regulation del TH17, up regulation del TH2, e poi guardate anche il ruolo sulle cellule dendritiche d'appoggio e quello anche sulla linea collaterale per favorire, per esempio, la differenziazione dei linfociti T. Quindi pensate, cioè riesce a dire te funzioni e te no, cioè riesce a modulare in maniera importante proprio affinché la risposta adattativa sia controllata, ma contemporaneamente favorisce anche quella dell'immunità innata, per esempio sopprimendo la risposta esagerata, diciamo potenziando l'azione dei macrofagi. Quindi vitamina D, di fatto, dire che non serve a nulla, e io ribadisco qui veramente, quando in Inghilterra già sotto il Covid la si usava su prescrizione. Signori, siamo in Italia, andiamo avanti, per cortesia, Non ho più peli sulla lingua oggi, veramente, visto che non siamo in ECM. Allora, vitamina E. La vitamina E è sempre liposolubile, guardate, aumenta la produzione di anticorpi, la proliferazione linfocitaria, incrementa l'attività delle cellule natural killer dei macrofagi. Quindi un'azione sia umorale, vedete, ma anche e soprattutto di difesa molto importante sul, più che altro su quelle che sono le azioni citotossiche esercitate, senza parlare di quella antiossidante, ovviamente, che è stranota. Eccola qua. Infatti, vedete, una serie di studi sugli animali, importanti, mostrate che la supplementazione incrementa, certo. È stato fatto uno studio sui bambini e anziani immunodepressi e la somministrazione di vitamina E, nemmeno in dosi esagerate, aveva un incremento significativo della immunità cellulo-mediata. Sono riduzione della capacità battericida, gli effetti, specialmente in macrofagi resistenti, quindi vuol dire, cosa vuol dire in pratica? Se hai una carenza purtroppo di questa vitamina, puoi avere, o non hai una supplementazione sufficiente, puoi avere ovviamente questo tipo di effetto. Allora vedete infatti i deficit, a parte i sindromi, ma ci vogliono carenze importanti, ma possa succedere purtroppo, malattie atopiche, e invece le risposte ovviamente in caso di deficit sono appunto una diminuzione dell'attività della risposta fagocitica, quindi dell'immunità di tipo innato, una disfunzione sia della linfocito, diciamo, della linea linfocitaria T e B, che poi si riflette ovviamente sulla linea, sulla risposta adattativa, e una difficoltà notevole quindi nel controllo delle infezioni virali. I dosaggi, anche qui, sono sempre dosaggi, ovviamente, con tutti i bei frutti, di base. Qui è importante però è dire che invece una supplementazione importante, se si dà, come dice il mio amico, il nostro caro, che è il mio maestro, degli antiossidanti, il professore, anche caro amico di, per tanti anni abbiamo lavorato insieme a Giorgio per fare un gruppo veramente che alla base è diventato storico, veramente la storia dei corsi di formazione, che mi è rimasto nel cuore a me veramente. Il professor Iorio dice sempre, quando si danno queste vitamine, ci vuole una stichiometria di dosaggio, che molto spesso non c'è, anzi, in certe formulazioni ben distribuite in farmacia c'è addirittura un'azione pro-ossidante, me lo dimostrò in almeno due formulazioni che rimasi abbastanza sconvolto. Ma arriviamo alla biodisponibilità a questo punto. Uno dice, ma tu ci parli di tutte queste cose, ma qual è il ruolo importante? Bisogna somministrare nella formulazione giusta, nella quantità giusta, ma ci permette di abbassare il dosaggio quando si dà la formulazione giusta. Per esempio, perché io sono qui dopo 20 anni e chi mi conosce sa che io sono molto severo nella selezione anche dei prodotti, che ovviamente ne faccio una mia... Io ripeto, sono nato come farmacologo classico, sperimentale, a topo di laboratorio, universitario farmacologo, che credeva in parte, cioè, alla farmacologia etica e basta. Poi la mia crisi esistenziale portò alla conversione, a una rivalutazione intera, non a un ripudio, a una rivalutazione. E ho scoperto la farmacologia nella medicina naturale, ma scientifica, con dati scientifici. Ma la prima cosa che veramente, perché da anni sono, perché una cosa che io nasco come farmacologo importante è la biodisponibilità, capacità del nutriente di arrivare al sito d'azione. E questa si ottiene con formulazioni particolari. Una è proprio il colloidale, il sublinguale, l'introrale spray. Caso della vitamina C, dice entra. Se non la dai introrale o sublinguale spray colloidale, in modo che la dispersione della vitamina C
te ne basta molto meno. Altro che i 3 grammi, baino, meno basta, meno, perché entra ciò che serve e soprattutto la somministrazione ripetuta, che è importante. E allora guardate, questa, non avere gli sbalzi, che si devono evitare in farmacologia, e le stesse regole vanno per la nutraceutica e per la fitoterapia, ma avere questa concentrazione plasmatica e cellulare, speriamo, quando è biodisponibile, perché deve passare anche la barriera, la membrana plasmatica per la nesidrazione. Ce ne sarebbero di esempi di vitamine che non arrivano, nonostante nel plasma siano ben, per esempio, la vitamina B12 è un esempio, ma su questo non voglio spray, per avere la concentrazione sempre costante. Allora, chaga, un altro, dice, perché parlo del chaga? Io stesso ogni mattina lo prendo proprio, perché ha un'azione, Massimo ha preceduto su questo, ha detto grazie, certamente, ma guardate, riduce l'infiammazione cronica. Poi il più grande contenitore di superossido dismutasi, quindi immaginate l'effetto antiossidante, ma vi dirò di più anche sulla funzione intestinale. Il chaga concentrato, cioè vai ad una regolarità meravigliosa. Cioè, stimolazione del sistema immunitario, gli stessi famosi glucani, qui perché ogni glucano è particolare per ogni tipo di fungo, e la micoterapia è un'altra delle famose scienze nutraceutiche, nutrizionali importanti, e ancora non considerata come meriterebbe, nonostante eminenti, diciamo, colleghi la stanno diffondendo in maniera importante, che non ha, diciamo, il ruolo che dovrebbe avere. Allora dice il chaga. Come lo dai questo chaga? Con la tecnologia Medis, che si prende, e che è questa qui, la faccio vedere un attimo, eccolo qua, il chaga delle Pinutix, perché l'amico Giorgio, quando fa queste mosse, lui cerca sempre il particolare, poi mi consulta e mi dice, caro Mauro, guarda, io da anni gli dico, Giorgio, sì, bello tutta la linea self food, ma andiamo anche oltre, andiamo al nutraceutico, io ho bisogno di più, cioè anche per consigliare ai miei pazienti, ai miei, cioè, tutti, e per me stesso. Allora lui cosa trova? Dalla Norvegia. Cioè, ma guarda, le tecnologie sono avanti veramente, perché sono veramente avanti. Tecnologia Medis, cioè un metodo che utilizza integratori, ma come però? Utilizzando funghi e batteri selezionati in cocultura per favorirne che cosa? Metabolismo e biodisponibilità. Si torna sempre lì, eccoci. Questo è fondamentale, quindi, da una parte il colloidale, quando non c'è colloidale, cioè trovare formulazioni ricercate, perché la prima cosa io chiedo a un informatore, viene a trovarmi, dico, che biodisponibilità c'hai? E questo mi guarda spesso. Cioè, come cioè? Ti mandano qui e non sai cos'è la biodisponibilità. Che capacità di ad? C'hai degli studi? Quanto mai arriva in cellula? Perché se no ce ne sono 10.000 di prodotti. Guardate qua, faccio vedere sto libro. Guida agli integratori. Guardate qua quante ce ne sono. Cioè, se uno non si sa orientare qui, ma gli danno di tutto, non sa più che cosa prescrivere, cosa consigliare. Allora ecco il famoso chaga, tra l'altro c'è anche l'inulina questo qui, ecco perché già di suo, poi avendo anche l'inulina che è un prebiotico, vi immaginate come la funzione intestinale aumenta. Allora ecco anche gli altri due della famiglia, dice come gli dai i minerali? Mineral Comp, guarda caso, con gli oligoelementi completo della linea Epinutrix, EPD della Epinutrix per arrivare meglio, se no non ci si arriva anche lì. Ah, io non sono contrario a questi boli. 100.000 unità, 10. Certo, dipende dalle situazioni, però se devi fare una, diciamo, una prevenzione importante, ti basta usare, in questo caso, vitamina, diciamo, la molecola D, perché io ce l'ho a morte, anzi a vitamina, quando serve una vitamina, quando ho un ruolo, se lo ripeto, l'ormone D, nella quantità giusta, anche circa 2.000 unità, possono essere poi a seconda del dosaggio che è stabilito dal professionista, ma che sia biodisponibile, questo è importante. E allora concludo, ho concluso con questa, ma adesso voglio farvi un discorso finale, e qui ci vuole, e credo di aver concluso anche nei tempi, mi sembra, no? Mi pare. Sì, meno male. Sì, meraviglioso, guarda, meraviglioso, grande. Allora, ora ho veramente un paio di minuti per darvi un messaggio a tutti. L'altro giorno io ho sempre avuto una... Allora, ho visto questa pandemia come un reality show di questi virologi. Mamma mia, c'è cioè, sono diventato. Tra poco, quando sparirà la pandemia, spariranno. Pah, come neve al vento, ciao, sciolti. E io ho sempre avuto una grande stima, devo dire, con una particolare immunologa, che è la professoressa Viola, la devo dire. Ma l'altro giorno, cara Antonella, non mi sei per niente piaciuta. Perché quando mi viene a dire,
integratori non servono proprio a niente, per cortesia. Fai l'immunologa e la fai molto bene la patologa, ma lascia la scienza nutrizionale ad altri professionisti, perché sennò anche io comincio a fare l'immunologo, magari non avendo le competenze adeguate. Allora mi scrivo anche che nelle mie competenze, che devo conoscere l'immunologia di base, però magari non posso andare in televisione a raccontare, signori, i linfociti si attivano con questo e con quest'altro, cioè mi direbbero, ma te che sei un immunologo? No. E allora dice, allora facciamo parlare chi ha le competenze. Allora, professoressa Viola, complimenti per tutto quello, grandissima. Però, e avevo un'empatia con lei, meno empatia col professor Bassetti, ma poi lo sento parlare un giorno, rispondendo giustamente a una giornalista che gli dice, ah, con la vitamina C si cura il Covid, e lui ha detto, ma lei è impazzita. E aveva ragione Bassetti, non si cura, si supporta in maniera importante. Cioè, se si parla di cura, bisogna vedere come. Lui infatti non ha denigrato, ha detto, hanno un ruolo importante i supplementi, li chiama sempre integratori, ma ci sta tutto, si sa anche perché. Ma Bassetti ha proprio detto, e lo voglio dire perché mi faccio complimenti, hanno un ruolo fondamentale ed è importante che ci siano. Ma non si può dire che a priori, perché purtroppo se no la gente, e ha ragione, che cioè, prende messaggi sbagliati. E sempre bene, i messaggi li prendo da professionisti che magari nello studio dicono, guarda, sì, è vero che, però, attenzione, lo devi. Allora io poi ho scoperto, caro professor Bassetti, complimenti, ti vai in televisione a fine settimana, non prendi una lira, perché lo so appunto, non prendi una lira, e come ha detto lui in diretta, ha detto, non rinuncio nemmeno ai miei pazienti, che ci vado in sala domenica. Non potrei dire di altri che invece fanno dichiarazioni così e che hanno magari tutto un supporto dietro economico, anche addirittura, non voglio fare discorsi, insomma, che ogni presente, ogni si mettono a sedere e si prendono i suoi 2000 euro per stare lì magari meno di mezz'ora, quando la gente muore di fame, ovviamente, e chiude i ristoranti. Quindi scusatemi questo finale, scusami Giorgio, scusate tutti i colleghi, gli amici che mi stanno ascoltando, era dovuto perché quando sento dire toccare la mia scienza, scusatemi, io non metto, io mi devo solamente limitare a dire il sistema immunitario per conoscenza a chi non me lo vuole leggere, ma non mi permetto di fare considerazioni sulla disregolazione immunitaria a causa di, non mi permetterei mai. Invece la nutrizione tutti si permettono. La scienza nutrizionale è scienza vera, è figlia di biochimica e fisiologia. La fitoterapia uguale, sono tutte poi comprensate la farmacologia e seguono le stesse leggi e vanno rispettate. Con questo concludo questa mia, diciamo questo mio intervento. Grazie. Meraviglioso e grandioso, meraviglioso. Grazie di cuore. Ancora una volta, insomma, confermato la tua grande preparazione, la passione, il supporto che dai da un punto di vista tecnico, scientifico, nutrizionale. Quindi grazie di cuore, Mauro, anche per il tuo approfondimento e il tuo tempo che da sempre metti a disposizione anche dello studio, perché poi per fare delle relazioni bisogna studiare e bisogna stare attenti a quello che si dice. Quindi quando parli, so che parli sempre in modo ineccepibile. Quindi grazie di cuore. Ora penso che abbiamo fatto una mattinata.